Ciao ragazze, oggi video haul per aggiornarvi sui miei ultimi acquisti. E chi mi segue su Instagram, Google Plus e Twitter ha visto che ieri nel tardo pomeriggio ho postato delle foto, appunto di questi acquisti, da Sephora e in altri posti. Avevo anche scritto che stavo caricando il video per aggiornarvi appunto già ieri, sulla haul, ma purtroppo per un problema tecnico il video non è stato pubblicato su YouTube, per cui lo giro questa mattina in maniera un po' più seria, diciamo con la videocamera. Ieri lo stavo girando con l'iPad, aggiornandovi non solo sugli acquisti di ieri, ma proprio sugli acquisti del mese di maggio, anche perché siamo già al 23. Praticamente credo che non farò più altri acquisti perlomeno degni di nota, ed eventualmente vi aggiornerò con un altro video entro la fine del mese. Per cui iniziamo subito dagli acquisti che ho fatto da Sephora. Ieri mattina, in un ritaglio di tempo appunto che mi si è presentato, ho fatto un giro alla Sephora di Alessandria. È uno store che è aperto da pochi mesi, per cui dalla fine del 2012, è piuttosto piccolo. E avevo deciso di andare a comprare uno smalto della OPI che volevo appunto visionare ed eventualmente acquistare. Sinceramente, l'espositore OPI in questo Sephora fa ridere perché ci sono proprio neanche 20 smalti, credo, fra tutto. In confronto a quello che ho visto a Genova, sia alla Sephora che a OVS che Coin fa ridere veramente, per non dirvi peggio. Per cui ho fatto fare qualche swatch alla commessa di uno o due smalti, ma niente più. E ho rimandato momentaneamente l'acquisto OPI a una prossima tappa a Genova, diciamo così. Però non sono tornata a casa a mani vuote assolutamente, e anzi devo dire sono più soddisfatta ancora perché guardando lo stand Urban Decay ho trovato questa che per me è una chicca assoluta. Non so se voi conoscevate già l'esistenza di questo kit, io no, e ne sono rimasta piacevolmente stupita. Che è praticamente un kit di smalti naked della Urban Decay. Tolgo la scatola trasparente perché riflette la luce, così ve li posso mostrare meglio. Vedete che questo kit è composto da 6 smalti in formato da 5 ml, tutti declinati sui toni degli ombretti della Naked 1 in particolare. Addirittura gli smalti hanno lo stesso nome ciascuno degli ombretti, ormai famosissimi, e devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più, oltre alla bellezza comunque che credo si veda di questi smalti, io adoro sia la Naked 1 che la Naked 2, per cui insomma amo la Urban Decay, è il fatto che perlomeno per quello che mi riguarda sono colori esclusivi e nuovi che io ad esempio non possedevo assolutamente, cioè colori così io non l'ho mai visti in nessun'altra marca, non, soprattutto non ne ho mai acquistati, non ne possedevo. E quindi insomma sono contenta di aver trovato un prodotto proprio nuovo, veramente, perlomeno per quello che mi riguarda. Ecco. Gli smaltini, come ho detto, sono in formato, c'è scritto qua dietro, da 5 ml, vedete? 6x5 ml, e per cui sono un pochino più grandi di un prêt-à-porter della Devora, tanto per avere un'idea, che è da 4,5, vedete? Poi ve lo farò vedere dopo perché. 4,5, per cui insomma comunque un formato di tutto rispetto. Questo kit costa 24,50 euro, per cui ogni smaltino, facendo un breve calcolo, costa poco più di 4 euro. E quindi secondo me è un prezzo comunque giusto, equo. Io naturalmente, siccome non resisto, ho già applicato gli smaltini sulle dita, per cui vi faccio vedere il risultato. Anzi, facciamo così, prendiamo ogni smaltino, allora innanzitutto questo, che si chiama Naked, come un famoso ombretto presente nelle palette, appunto degli ombretti, poi c'è questo che è Sidecar, vedete glitteratissimo e molto nude. All'interno di questa palette di smalti ci sono 3 colori molto chiari, e 3 più scuri che sono fantastici. Quelli scuri sono i chiari, insomma, devo dire che allora i primi due mi piacciono, già così ve lo posso già dire, mi piacciono. Nonostante io sia cadaverica e forse l'effetto sia un po' quello, ma a me piace, non mi interessa. Poi c'è questo terzo qua che è Toasted ed è così, che forse è quello che mi piace meno di tutti perché ricorda un po' quegli smalti della nonna, però insomma, è molto perlato, non è male neanche lui.
E poi ci sono i tre scuri che sono veramente qualcosa di meraviglioso. Allora abbiamo Smog, che è questo, lo vedete nel flacone applicato, che è praticamente un color rame bellissimo, vedete Smog. Poi il prossimo, che è il più bello secondo me, che è Hustle. È bello sia l'ombretto che lo smalto, vedete, scusate, sempre il dito centrale è così, sembra perlato, fantastico. E infine Creep, come il celebre ombretto nero glitterato della Naked, è glitteratissimo. Adesso vi mostro anche il dito, vedete, così, scusate, ecco, vedete come bello, proprio è meraviglioso. Ovviamente vi farò test di durata e review più avanti, datemi proprio il tempo materiale di testarli, perché voglio comunque fare una cosa ben fatta. Poi sempre da Sephora ho preso questa base per unghie della Trind. Io non so se conoscete questa marca, io la conoscevo già anni fa, scusate, ed è una marca un po' professionale, credo, che tra l'altro online viene venduta nello stesso sito degli smalti OPI, è lo stesso importatore, credo, per cui è un rinforzante per unghie. C'è proprio scritto, la sua formula unica induce legami cross-link, tra parentesi legami covalenti, tra le molecole proteiche, creando una struttura più resistente che rende le unghie più forti. Io devo dire, in passato l'avevo utilizzato e mi erano venute unghie meravigliose proprio. Io le ho sempre avute belle, robuste, ma c'era stato quel periodo là che erano un po' come adesso, perché non crescono, si sfaldano, erano deboli. Una signora mi ha consigliato all'epoca questo indurente, insomma questa base, e devo dire che mi ha salvato veramente le unghie. Spero che questa volta faccia altrettanto, anche perché è cambiato il packaging, quindi insomma vedremo. Vi terrò ovviamente informati anche su quello. Poi, già che ero lì da Sephora e c'era praticamente nessuno nel negozio, e quindi devo dire che le commesse mi hanno curato bene, ho fatto la carta, la Sephora White, che io non avevo ancora, per cui mi hanno fatto anche il 10% di sconto, e le abili venditrici mi hanno poi anche propinato questi due piccoli doccia schiuma con delle fragranze molto buone, devo dire, che sono questo qui al cioccolato e questo qua al caramello, soprattutto lui profuma tantissimo. Le ragazze di Sephora mi hanno regalato questo tre campioncini di questo profumo di Bulgari Omnia, molto floreale, molto buono, proprio persistente, per cui insomma anche questo non è male. Altri acquisti della giornata sono stati poi questi orecchini dai cinesi, vedete che sono piuttosto lunghi e vistosi, ma avendo i capelli molto lunghi e folti, insomma, si perdono abbastanza, quindi l'effetto poi non è volgare, non è eccessivo. E poi, seguendo diciamo il consiglio della mia amica Kiss Gibellina, che ha postato una foto su Instagram, ho acquistato il mensile Elle di giugno, che praticamente per 3 euro, vedete, regalava uno smaltino Prêt-à-porter. Io naturalmente ne ho acquistate 3 copie, per cui ho acquistato questi 3 colori di smaltini, ve li mostro uno per uno. Allora, innanzitutto questo bel fucsia molto cangiante, che è il numero 16, che si chiama Cherry Pop, ed è questo sul dito, vedete, molto cangiante. Poi il numero 63, che è Marshmallow Candy, ed è questo, è praticamente un bellissimo rosa glitterato in oro, proprio dei glitter minuscoli, ma un riflesso dorato c'è. E infine il numero 50, Pistache Green, che è questo bel verde opaco, diciamo verde pastello, ed è, scusate il dito, questo. Vi mostro, come li vedete inquadrati, gli altri acquisti del mese di maggio, che come vedete non è che siano un granché, sono tutti sui toni del viola, per cui danno un effetto piuttosto particolare. Allora, innanzitutto, vabbè, dai cinesi ho acquistato questi, io li chiamo morbidoni, perché sono praticamente bigodoni flessibili, vedete, uno vabbè già mezzo rotto, ma comunque non importa, l'ho pagati veramente pochissimo, mi sembra 1,50 euro, e insomma non l'ho ancora provati, però
conto di provarli presto perché il mio ciuffo frangia sta crescendo molto velocemente, quindi insomma avrò bisogno presto di darvi un pochino di definizione, per cui vi farò eventualmente sapere. Poi, sempre per curare le mie disastratissime unghie, e devo dire che è abbastanza efficace come metodo, ho acquistato questi guanti in cotone della Essence. Sono guanti praticamente occlusivi che servono, c'è scritto sulla confezione che vi mostro brevemente, ma è trasparente, non si vedrà nulla, vedete? Care gloves si chiamano, praticamente guanti curativi, occlusivi, chiamateli come volete. Lo saprete tutte come funzionano: applicate uno spesso strato di crema sulle mani e le unghie, dopodiché mettete questi guanti per almeno 15 minuti, l'ideale è mezz'ora, o addirittura, se ci riuscite, anche tutta la notte. Io sinceramente non riesco a dormirci tutta la notte, ho provato, ma poi mi sveglio, a un certo punto mi sento le mani che friggono, quindi insomma mi danno fastidio, e quindi insomma, però almeno mezz'ora riesco a tenerli, e devo dire che sia le mani che le unghie insomma ne escono ristorati, insomma una cura di bellezza che è un classico, insomma, per cui insomma molto belli. Tra l'altro sono un bel lilla, mi piacciono. L'ho pagati, mi sembra, 2,49 euro. Comunque metto tutti i prezzi nell'info box. Poi, sempre nel mese di maggio, ho acquistato questo smalto dalla Collister, che avrete visto sicuramente, sempre nelle foto su Instagram le ho postate, sicuramente. Vedete che è uno smalto blu, è il numero 570, che si chiama Blu Camaleonte. Devo dire che l'ho già provato, ma non è che mi sia piaciuto tantissimo, non tanto per il colore in se stesso, che è molto bello, perché è un bluette quasi tendente al viola, ma dura veramente proprio pochissimo, cioè praticamente lo dai alla sera, ma neanche, diciamo dopo 2 o 3 ore, è già tutto sfaldato, sbracciato, insomma. Devo dire che non è che mi sia piaciuto molto. Eventualmente vi farò un test, vedremo. Poi, due smaltini Essence, che devo dire non avevo mai acquistati di questa linea, questo nuovo packaging, ci sono tantissimi colori, costano 1,99 euro l'uno, sono comunque 8 ml di prodotto, per cui non è poco, 8 ml, vedete, ci sono, come ho detto, tantissimi colori. Io ho acquistato questi due qui, che sono rispettivamente il 125 Absolutely Blue. Spero si veda perché è scritto veramente piccolo, che è un bel azzurro glicine, oserei definirlo, opaco, molto bello. Anche questi poi magari ve li testo, e questo qui di nuovo dura pochissimo ed è un peccato perché è un colore meraviglioso. E poi il 133 Oh My Glitter, che è un bellissimo viola chiaro, come vedete glitterato, in fucsia. Anche questo molto bello, devo dire mi dura già di più dell'altro, magari poi facciamo un test. E poi lo smalto Essie Avenue Mountain, il numero 251, che è quello del test, vi lascio il link al video che avrete già visto e rivisto, insomma di questo sono molto soddisfatta. E basta, altri acquisti niente, per cui vi mando un grosso bacio, vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutte!